una vittoria importante che fa affrontare con più sicurezza la partita contro il Porto e con maggiore entusiasmo. Sì, perché è importante, no? Per la fiducia della squadra, vincere oggi contro una buona squadra, no? Come la Roma, secondo nella classifica. E adesso poi preparare la partita del giovedì contro il Porto, sappiamo, no? È difficile e dobbiamo lavorare questa settimana per fare una buona partita in Porto. Mi ha sorpreso la mossa di Garcia di Gervinho, prima punta, e come vi siete adattati a questa nuova soluzione tattica? Sappiamo che loro una ripartenza veloce, molto forte, e controllare questa ripartenza era molto, molto importante e uguale che per il giorno di Coppa, oggi abbiamo fatto bene questo lavoro e importante che due partite che la Roma qua a San Paolo non ha fatto gol. È importante per la fiducia della squadra battere oggi questa Roma, ma è anche importante, sono anche importanti 10 punti di vantaggio ora sulla Fiorentina. Due cose, no? È importante dietro alla Fiorentina 10 punti, importante pues 3 punti vincere oggi alla Roma. Adesso aspettare, no? Partita a partita e ancora mancano punti. Non è stato però un Napoli bellissimo, in Portogallo serve un Napoli diverso. Sì, no, bellissimo, con una partita difficile, no? Con la palla, non molto preciso, però questa partita difficile, una squadra buona e importante il lavoro, no? Durante 90 minuti e 3 punti. Raul Nainggolan ha detto una lezione di calcio abbiamo dato al Napoli stasera. Cioè, uguale che la che abbiamo fatto noi a Roma e abbiamo perso 2 partite a Roma e penso che importante è vincere oggi loro con la palla un po' meglio, però penso che una partita molto, molto igualata e noi felici, no, per 3 punti. Sì, meglio, antipartita insieme, pues, normale, no, che è meglio, però con Britos o con Enrique igual de bene, l'importante è il lavoro questa la mentalità che... Tutte le partite che stai facendo? Bueno, un po', però è buono, no? È buono tanta partita, un calciatore vuole giocare e partita questo è buono perché te campionato, Europa League e la finale di Coppa, felice, no?